Benvenuti a Torino Web News, gli Stati Uniti visti attraverso gli occhi, l'intelligenza, lo humor, l'umanità di Robert Altman. Questo cerca di raccontare la mostra Robert Altman America America, ideata dal Museo del Cinema. 100 scatti presi dai suoi film e dai suoi set che anticipano la retrospettiva che al regista americano verrà dedicata dal Torino Film Festival alla fine di novembre. Andiamo a scoprirla insieme. Parte dai volti più o meno noti e dalle coppie che hanno popolato i film di Robert Altman. Tutti rappresentano un pezzettino di America disorientata. I riti, le classi, la confusione pop, l'esibizionismo, l'ingenuità, le musiche e l'incessante rumore di fondo che hanno trasformato la vita americana in un grande circo. La guerra, la politica, i matrimoni, le sale da gioco, le elezioni e naturalmente lo spettacolo. Poi le star, i divi che sono sempre accorsi a lavorare insieme a Robert Altman con due piccole sezioni specifiche dedicate a due vere e proprie icone del suo cinema, Elliot Gould e Shelley Duvall. Gli attori lo adoravano perché lui adorava gli attori, li considerava artisti e creatori del film non meno del regista. Noti e meno noti hanno materializzato insieme a lui la solitudine, la tenerezza, la stupidità, la vigliaccheria o il coraggio di un'umanità infinita. E adesso, come sempre, uno sguardo agli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. La Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea propone in questi giorni Eroi, una mostra a cura di Danilo Ecker che indaga i lavori di quegli artisti che osano, che hanno il coraggio di operare una scelta fino a farsi portatori con la loro arte di nuovi valori sociali. Un altro appuntamento artistico che vi segnaliamo è Arte Povera International, ne abbiamo già parlato nello scorso numero di Torino Web News e vi consigliamo di andare a riguardare il video per conoscerle i dettagli. La mostra mette a confronto le opere degli artisti del movimento Arte Povera con quelle di altri grandi artisti internazionali che hanno operato nella stessa epoca e in questi giorni al Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea. Passiamo alla musica classica, l'Allegro, il Pensieroso, il Moderato 2011, il festival giunge alla 10ª edizione e anche quest'anno ci propone brani di musicisti attivi in Francia fra la seconda metà del 600 e la prima del 700. Il quarto concerto è dedicato a François Couperin, a partire dalle ore 21 il 25 ottobre alla Chiesa del Santo Spirito, mentre il 26 ottobre alle ore 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi va in scena uno spettacolo intitolato Franz e Marie, un viaggio sentimentale da un'idea e con testi di Giorgio Pestelli accompagnati dalle musiche di Liszt eseguite dal pianista Davide Franceschetti. Chiudiamo come sempre con la musica leggera, due appuntamenti allo Shima Mon Amour questa settimana, uno sabato 22 ottobre con In Linea 77 che tornano a calcare i palchi torinesi, mentre mercoledì 26 con Francesco De Gregori, sempre dunque allo Shima Mon Amour, i concerti sono entrambi a partire dalle ore 22. Per questa puntata è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, vi ringraziamo il Museo del Cinema per averci ospitato e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.